Amici miei, siamo praticamente alla fine di questa partita. Io sto esultando, stiamo godendo perché, cioè, io sto pensando a tutti quegli juventini. Adesso intanto comunque l'Atalanta un gol ce l'ha fatto, con l'Hammers, tra l'altro un bell'attaccante. Però sto pensando a tutti quei morti di fame che mi hanno scritto: voi non siete venuti a Torino perché avevate paura della Juve. Oppure chi addirittura mi ha detto che, cioè, non gli voglio male, perché alla fine uno lo può pensare una cosa del genere. Ma c'è qualcuno che addirittura mi ha detto che abbiamo battuto 6-0 il Genoa perché il Genoa teneva il Covid. Adesso l'Atalanta è prima, era prima almeno, era prima. Gli abbiamo fatti 4. 4 gol. Cioè, dico io no, ma una persona con un minimo di intelligenza adesso, dopo questa partita, penso che l'avrà capito che il Napoli non aveva nessuna paura della Juve ad andare a Torino. Anzi, se andavamo a Torino giocando così, o almeno come abbiamo giocato nel primo tempo, penso che veramente la Juve se ne doveva almeno spaventare del Napoli, ma come minimo. E niente, oggi è uscita una delle partite più belle che potessi immaginare. Un primo tempo veramente d'assedio. Osimhen, che avevo messo anche al fantacalcio, Osimhen tra l'altro ha preso 10, però veramente merita 10 anche a livello calcistico perché, cioè, ha fatto una partita pazzesca. Palloni recuperati da destra e a manca. Qualsiasi palla lanciata nell'area di rigore era sua praticamente, verso la metà campo avversaria era sua. Fisico, velocità, come sempre, cioè proprio veramente forte. Pure il gol, ha fatto un bel gol. Certo, ha fatto alcuni tiri che veramente, no, deve essere più cinico, deve essere un po' più cinico. Ha avuto molte più occasioni per segnare, ma oggi ha segnato, finalmente ha segnato. Ha fatto anche un gran gol. Stop di petto, si è girato e ha tirato fu da fuori area. L'ha messa in rete raso terra. E poi, ragazzi, arriviamo a quello che è, secondo me, il giocatore più pazzesco di questo inizio stagione nostro, cioè Lozano. Ragazzi, Lozano è una cosa assurda anche a livello di gioco. Ha iniziato a imparare a difendere, ha iniziato a sta facendo addirittura il trequartista in questi ultimi minuti di partita. E cioè, Lozano è veramente pazzesco oramai. Ha imparato l'italiano, si vede che comunica meglio con i compagni, tutto quanto. Ha fatto due gol bellissimi oggi. Il primo, ok, la palla è entrata in porta in maniera strana, però l'azione è stata bella. Il secondo, veramente un bel gol. Ha imparato pure a segnare Lozano, ragazzi, veramente non so più cosa vogliamo, veramente fortissimo il Napoli. Poi volevo spendere due parole anche per Bakayoko, che ragazzi, è stato una diga a centrocampo. Fin quando c'è stato Bakayoko in campo non è passato neanche un pallone. Era come se ci fosse un muro davanti alla tre quarti nostra. E quel muro si chiamava Bakayoko. Tra l'altro ne ha beneficiato anche Fabian Ruiz, perché essendo Bakayoko molto solido difensivamente, Fabian Ruiz poteva pensare solamente alla fase offensiva. Quindi è stato davvero, davvero prezioso. Bakayoko, secondo me, è veramente un altro grande acquisto. Spero che faccia una bella stagione pure lui. E adesso siamo a fine partita, lo sto vedendo ancora, la partita non è finita. Dicevo, l'Atalanta ha fatto 4-1, ha provato a rimettersi in carreggiata nel secondo tempo, però che vuoi fare? 4 gol di svantaggio comunque non si recuperano, comunque il Napoli, i giocatori ce l'ha, infatti sono entrati Demme, Petagna, Malcuì, Gulam, giocatori che comunque loro lo sanno fare. E quindi, ragazzi, finita qua, finisce ora. Abbiamo distrutto l'Atalanta, che fino a questo momento aveva distrutto lei e le altre in Serie A. Adesso l'abbiamo praticamente affossata. Adesso non mi venite più a dire che il Napoli aveva paura di giocare a Torino, perché veramente questo è un Napoli che non può avere paura di nessuno. Oggi sono veramente molto molto felice. Il primo tempo è stato devastante. E niente, forza Napoli, noi ci vediamo alla prossima. Oggi è stata battuta l'Atalanta, vado a rivedermi ancora i gol perché sono uno più bello dell'altro. E niente, davvero belle partite. Queste sono quello che voglio vedere. Non i tribunali, i giudici, i 3-0 a tavolino. Questo, bisogna vedere il calcio. Basta. Quindi noi ci vediamo alla prossima. Bella a tutti e ciao.